RPZ. Radio.0. Estate. Su RPZ Radio.0, Napoli Magazine Live. Sponsored by Euronics Gruppo Tufano. Studio tecnico, progettazione, servizi, lavori edili, MDM, Sefital Finanziamenti, Nomap. 13:53, mi ero portato avanti col tempo, anche perché oggi si parla molto di Inghilterra, di Gran Bretagna, del nuovo governo, delle elezioni, e quindi con l'ora legale e quant'altro abbiamo fatto un po' di confusione. Sono le 13:53 e 30 secondi, però, per dirvi che siamo in diretta a Radio.0, pronti a partire con Napoli Magazine Live. Buon pomeriggio da Michele Sibilla, ultimo giorno della settimana, comunicazione di servizio per i primi 3 giorni della prossima settimana. Non ci sentiremo, insomma, poi ve lo spiegherà il direttore perché non ci sentiremo. È un bellissimo evento, un'assenza forzata ma molto piacevole. Quindi cerchiamo di fare un po' di previsioni per quello che potrebbe succedere la prossima settimana, anche perché tra 7 giorni il Napoli è già da un giorno in ritiro a Di Maro Folgari, da quindi la squadra, i giocatori, gli azzurri che potranno mettersi a disposizione di Conte non saranno tutti, la rosa ovviamente non sarà completa, anche perché il mercato è in grande fermento. E allora, siccome a noi piace parlare di mercato, ma parlarne in un certo modo, con cognizione di causa, come dico io, con la M maiuscola, allora noi auguriamo il buon pomeriggio e riabbracciamo Emanuele Cammarotto. Ciao Emanuele, buon pomeriggio, ben ritrovato. Buon pomeriggio Michele, a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Perché a noi non piace fare ultimo minuto e poi dopo, insomma, casomai una notizia l'hanno battuta già tutti o è una notizia non vera. A noi piace fare il punto della situazione reale, Emanuele, quindi ci fidiamo moltissimo delle tue informazioni. Come abbiamo già detto anche negli scorsi collegamenti, Emanuele, è chiaro che Conte sta puntando moltissimo in questa prima fase del mercato sulla difesa, ricostruzione e quindi avere un gruppo di centrali soprattutto che sia affidabile e insomma che possa porre le basi per un Napoli che sia molto più blindato rispetto all'anno scorso. E allora, assolutamente condivido la tua riflessione, caro Michele. Diciamo che in difesa siamo al 2 su 3. 3 sono le operazioni messe in agenda, 2 sono praticamente chiuse. Rafa Marin lunedì andrà già a fare le visite mediche. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, insieme a lui dovrebbe esserci anche Spinazzola, altra operazione già definita, tra virgolette, impacchettata dal Napoli, ma questo è un altro capitolo di cui parleremo tra un po'. Il secondo centrale, che è poi quello più importante, l'oggetto totale del desiderio di Antonio Conte, buongiorno, al netto delle sceneggiate, come dire, un po' notturne, serali di ieri del suo agente, anche qui l'operazione è addirittura d'arrivo. C'è stato un tentativo di forzare un po' la mano sul Napoli da parte di Riso, le dichiarazioni sull'Inter, che in realtà erano un messaggio subliminale sull'ultimo aspetto che c'era da chiarire tra le parti, che riguarda la clausola rescissoria con l'entourage del giocatore che aveva provato a farla inserire allo scadere del secondo anno di contratto o addirittura già a decorrere dalla chiusura del primo anno di contratto tra le parti. In realtà il Napoli non voleva la clausola e alla fine di sicuro non la concederà né per la prima né per la fine della seconda stagione. Si è trovato un compromesso tra le parti che dovrebbe essere quello di far scattare una clausola al termine del terzo anno di contratto a una cifra non inferiore ai 70 milioni di euro. Adesso manca il terzo difensore, che dovrebbe essere Hermoso, anche se pure lì c'è qualcosa da chiarire, da definire, perché le pretese comunque dell'agente, del difensore ormai ex Atletico Madrid, continuano un po' a essere sose. La quadra, io sono convinto che alla fine si troverà, e comunque il Napoli non si farà trovare spiazzato in nessun caso. È proprio questo il cambio di passo del mercato del Napoli, Emanuele. Così entriamo anche nel capitolo Spinazzola. Cioè,
Io torno sempre all'inizio, che poi coincide con la conferenza stampa di Conte, no? Qui comando io, qui decido io, mi prendo le responsabilità, ma lasciatemi lavorare, lasciatemi faticare, come ha detto lui il napoletano. Cioè qui c'è un settore tecnico che sta operando in piena autonomia e non è un caso che ci sono un paio di parametri zero nel mirino, cosa mai accaduta a Napoli. Sì, sì, è un mercato di alto profilo, al di là dei nomi, certo. Poi molto spesso i nomi possono riuscirti o meno, è un mercato di alto profilo e sicuramente di tutt'altro piglio rispetto alle scorse stagioni, perché il Napoli individua degli obiettivi, li va a prendere, non partiamo dal primo nome per arrivare poi alla quarta scelta, c'è questa svolta evidente, nettissima, che riguarda i parametri zero, una tipologia di calciatori che il Napoli non andava a trattare quasi mai in passato, dalla quale anzi si teneva a debita distanza, e soprattutto c'è la fermezza di Antonio Conte, che ha indicato degli obiettivi e quelli vuole, non c'è remissione di peccato, volente o volente. Il Napoli voleva Buongiorno e sta chiudendo Buongiorno, voleva Spinazzola e ha chiuso Spinazzola, e così sarà anche per altri obiettivi, tanto per intendersi Romelu Lukaku su tutti. Ovviamente, ma ci arriviamo in attacco, perché le condizioni di Spinazzola, non fisiche, perché ovviamente speriamo che il ragazzo stia bene prima di tutto per se stesso, perché ho visto pochi giocatori, ecco, probabilmente a Napoli abbiamo visto Ghoulam sfortunato come Spinazzola, non è un caso che praticamente facciano lo stesso ruolo, non è un caso che nel top della loro carriera si sono dovuti arrendere alle maledizioni dei rispettivi infortuni. Però io credo che Spinazzola, dopo la stagione giocata con la Roma, sia un giocatore affidabile, certo non per il 100% delle partite, ma per un 80% delle partite sicuramente può guarda, disputare. In una stagione in cui il Napoli non farà le coppe europee, l'operazione Spinazzola ci sta tutta, perché comunque non andrà sotto stress con le gare anche del mercoledì, e quindi Spinazzola ci sta tutto, e secondo me è un innesto di qualità indiscutibile. Certo. Se le condizioni fisiche lo supportano, con tutto il rispetto per il buon Mario Rui, che per carità ha fatto la sua parte, ma Spinazzola secondo me può sicuramente rappresentare un ottimo innesto. Mario Rui in partenza mentre Di Lorenzo resta. Sì, assolutamente, su Mario Rui che ha mercato in Portogallo si attende solamente di trovare la sua collocazione definitiva, il caso di Lorenzo è praticamente chiuso, la prossima settimana lo confermerà anche il suo agente, le schermaglie delle recenti settimane sono ormai acqua passata. E quindi insomma tutti tranquilli e tutti pronti a ripartire. Del centrocampo qualche novità, perché tu ci hai detto qualcosa, però effettivamente finora non si muove nulla, chiaramente. Guarda, io tengo la barra dritta, sì. Continuo su quella linea, lì. La ribadisco anche tra virgolette e la amplifico. Io dico attenzione alle strategie del Napoli sul centrocampo, perché parto dalla cintola in giù, la difesa l'abbiamo detto, 3 difensori, 2 sono chiusi, il terzo che è Hermoso potrebbe essere chiuso a breve, ma comunque lì il grosso è praticamente fatto, e anche Spinazzola lo abbiamo detto, in attacco ne parleremo tra poco, ma l'obiettivo è chiaro, certo. Centrocampo si continua a lavorare, ripeto, su un innesto che ancora non è uscito e che Antonio Conte vuole che sia un innesto importante. Secondo me il vero colpo di mercato del Napoli alla fine potrebbe arrivare proprio al centrocampo, perché è chiaro che devi sostituire Zanetti. Lì la condicio sine qua non nell'operazione Osimhen. Nel momento in cui parte Osimhen, arriveranno i soldi della partenza di Victor Osimhen, a quel punto il Napoli avrà la forza economica per immaginare e soprattutto per affondare il colpo, un obiettivo di rilievo a metà campo, e sono due le linee che si stanno seguendo in questo momento. Le riflessioni sono su un possibile arrivo tra i nomi che potrebbero uscire dall'Arabia Saudita, dove ci sono due pallini per eccellenza di Antonio Conte, uno lo abbiamo anticipato la scorsa settimana, sì. Ed è che sì. L'ex milanista. L'altro nome apparentemente impossibile, ma anche Antonio Conte era impossibile per il Napoli, ricordiamocelo, certo. Milinkovic-Savic, altro nome
che un sogno di vecchia data di Antonio Conte, è logico che se parliamo degli stipendi attuali, come dicono a Roma, non c'è trippa per gatti. Se però il giocatore, vale perché sì e vale per Milinkovic, decide di rientrare in Europa e dovesse esserci la disponibilità del proprio club ad accordare magari un prestito a determinate condizioni, ecco che Antonio Conte ha già segnato in rosso questi due nomi, non solo questi, nell'agenda di mercato del Napoli, perché vuole un centrocampo di assoluto spessore, non solo qualitativo ma anche fisico. Quindi l'identikit dovrebbe essere quello di un centrocampista forte qualitativamente ma anche fisicamente, da affiancare ad Anguissa e Lobotka. Perfetto, e beh, sarebbe un bel vedere veramente. È chiaro che, come dicevi Emanuele, tutto adesso è collegato un po' a Victor Osimhen. Come si dice, con un colpo prendi due piccioni, perché sistemeresti l'attacco, perché praticamente Lukaku aspetta soltanto il via per fare il biglietto per Capodichino, e mentre con gli altri soldi che rimarrebbero appunto si stabilizza anche il centrocampo. Allora a questo punto la situazione Osimhen è sempre una situazione un po' nebulosa, o si sta schiarendo qualcosa? Ma guarda, per quello che risulta a me, che arriva anche in queste ore, l'operazione Osimhen è destinata a sbloccarsi entro e non oltre probabilmente i prossimi 10 giorni. Siamo al dentro fuori, c'è un accordo tra le parti ben preciso, anche nel caso in cui non si presenti, come dire, l'occasione di un top club europeo, e in questo momento l'ultima chance che è rimasta a Osimhen in Europa è il Chelsea, che però non è disposto a pagare i 120-130 milioni della clausola, se non inserendo qualche contropartita tecnica. È chiaro che il Napoli da questo punto di vista fa il tifo per l'Arabia Saudita, dove invece un club disposto a pagare la clausola rescissoria di Osimhen che già potrebbe farsi avanti già nei prossimi giorni. È chiaro che a quel punto il Napoli, con l'Al-Hilal è pronto a pagare la clausola, avrebbe una forza economica importante, significativa, per piazzare due operazioni di mercato: una a centrocampo, e l'abbiamo detto poc'anzi, e poi l'altra è quella di Lukaku, dove, come hai detto tu pochi istanti fa, c'è già il biglietto pronto all'aeroporto per farlo arrivare a Capodichino. Non ho mai creduto al balletto delle voci sul Milan, perché la volontà del giocatore è affidata, quindi anche lì il film di Lukaku al Milan lo abbiamo già visto, e si è già affievolito tra l'altro con Morata, invece è destinato a diventare il nuovo attaccante del Milan. Chiudo con un altro spunto di riflessione. Sì. Il centrocampo lo abbiamo detto poc'anzi, l'ultimo dubbio che è rimasto secondo me, e a quello che mi arriva nella testa di Antonio Conte, è un'eventuale operazione lì davanti con Chiesa, perché comunque la Juve sarà costretta a venderlo barra svenderlo. La Juve che ha già preso due centrocampisti, Douglas Luiz, ha preso Thuram, vuole chiudere Kop Meiner se avrà necessità di liquidità, è chiaro che poi dovrà fare cassa, e l'europeo non ha esattamente fatto crescere la quotazione di Chiesa, che rimane un pallino, una tentazione di Antonio Conte. Non è una pedina indispensabile tatticamente nel nuovo Napoli, però magari se veramente la Juve lo vende a determinate cifre, sono convinto che un tentativo il Napoli lo farà. Che bello parlare con te di mercato, Emanuele, perché si parla prima di tutto in maniera molto calma, senza enfasi, ma con dovizia di particolari che ti fanno capire che c'è mercato e mercato. E quindi, come sempre, un grazie affettuoso, e ci risentiamo presto, Emanuele, grazie mille. Grazie a voi, un abbraccio, buon pomeriggio. Grazie mille Emanuele Cammarotto. Il mercato con la M maiuscola, veramente, veramente interessante il discorso fatto sul centrocampo e sull'attacco. Perché, ragazzi, qui se va fuori Osimhen, insomma, avere 100-120 milioni di euro cash, ragazzi, è vero che gli squali sono pronti a chiederti il sangue, però se hai la liquidità hai effettivamente il coltello dalla parte del manico. Prima sosta, tra pochissimo si riparte, non ci lasciate perché siamo soltanto all'inizio. RPZ Radio.0.
estate su RPZ Radio.0 Napoli Magazine Live. Beh, 14 e 14, seconda parte di Napoli Magazine Live, ancora buon pomeriggio, buon venerdì 5 luglio da Michele Sibilla. 40 anni fa, ragazzi, sono passati 40 anni, se non ricordo male, 5 luglio 1984, la foto credo che sia una delle foto più famose del calcio, della storia del calcio, no? Quelle scalette, lui che si gira e poi quel palleggio, Carlo Giuliano che prende il pallone e lo stadio, allora San Paolo, ora a lui dedicato, esplode di gioia. L'arrivo di Diego Armando Maradona a Napoli, già un evento di caratura mondiale, veramente qualcosa di incredibile, così come è stata incredibile la vita del dio del calcio, per non parlare di quello che ha fatto vedere sul campo, delle gioie che ha regalato, il riscatto del popolo argentino contro l'Inghilterra ai mondiali del Messico, il riscatto del popolo napoletano, dei tifosi napoletani nei confronti del calcio italiano. Chissà lui dov'era quel 5 luglio 2024, se tanto mi dà tanto, però probabilmente era piccolino. Dino Fava, ciao Dino, buon pomeriggio. Sì, salve. Tu eri piccolino, no, quando arrivò Diego? Sì, ma mio padre mi portava sempre allo stadio perché aveva l'abbonamento, e quindi ho potuto ammirare anche io poche partite, ma qualcuna buona. Mi ricordo Napoli-Pescara 8-2, 8-1, come mi ricordo di preciso, e mi sono divertito tantissimo. Delle emozioni che ancora oggi veramente ricordo con molto molto piacere. È vero, quando si parla di Maradona, chi l'ha vissuto più o meno, insomma, l'emozione è il primo sentimento, è il primo stato d'animo. Dino, tu hai parlato di una partita che finì praticamente in maniera rocambolesca, però anche quando c'erano questi punteggi, contro Maradona non avevi mai la sensazione di essere umiliato? No, assolutamente, perché vederlo giocare era talmente bello che pure se la partita finisce in questo modo non dici niente, applaudi solamente. Anche se il mio più grande rammarico, ci ripenso spesso a questa cosa, mi sarebbe piaciuto vederlo oggi, nel calcio di oggi. Ogni partita per la squadra avversaria sarebbe finita con 7-8 espulsioni alla volta, con VAR e altre situazioni che agevolano le giocate di Maradona. Perché tu sei così, ci accontentiamo. Tu sei venuto dopo, ma di botte ne hai prese tante. Oggi sarebbe più facile per un attaccante? Ma sicuramente sì, sicuramente saremmo stati più protetti, diciamo così, perché prima veramente se ne davano tante di botte, soprattutto perché, come ho già detto in altre occasioni, ho avuto la fortuna, sfortuna, di giocare con giocatori del calibro di Stamba, mamma mia, Montero, Fernando Couto, oddio, gli altri erano bravi ma erano più puliti, cioè, questi qua erano quelli che veramente facevano paura. Già quando li vedevi dicevi: oddio, oggi è giornata di botte praticamente. oggi è dura. Dino, parliamo invece di questo Napoli. Pian pianino la creatura di Conte sta prendendo forma, è vero, non c'è ancora nessun nome, no? Tra i nuovi entrati, tra gli acquisti, però la settimana prossima Rafa Marin farà le visite mediche, Buongiorno è praticamente un affare concluso, si sta cercando di limare gli ultimi dettagli anche con Hermoso, per Spinazzola anche praticamente affare concluso, 4 difensori, 3 centrali e un esterno, quindi significa che Conte vuole arrivare a Di Maro tra 6 giorni almeno con il pacchetto difesa completo, perché in questo dobbiamo aggiungerci che presto sentiremo la voce dell'agente di Di Lorenzo dire: Giovanni resta, ha capito tutto e quindi resta più forte di prima. Quindi con la difesa pronta Conte vuole arrivare in ritiro. Sì, mi fa piacere, perché effettivamente forse era la cosa che urgeva di più. Quindi sono contentissimo, almeno
sistemiamo già un pacchetto che era quello più importante da sistemare. Io sono un po' dispiaciuto da quello che è successo con Di Lorenzo, perché poi dopo, vedi, quando capitano queste cose non sai mai la verità, certo, fino in fondo, certo, e certo, quindi ci rimani sempre un po' col punto interrogativo, perché secondo me si sono prese delle licenze da dire alcune persone che potevano evitare tranquillamente, perché quando si hanno poi tanti anni di contratto sono sempre delle cose che possono tornare indietro come boomerang. Non è facile ripartire, perché o le ha dette lui o le ha detto il procuratore. Il fatto sta che, certo, lui secondo me a Napoli sarà difficoltoso, a prescindere da quello che succederà. Io mi auguro che resta, perché poi alla fine è un giocatore che quest'anno ha fatto un po' di fatica, però è un ragazzo eccezionale, ogni partita sotto la maglia, come si suol dire, è molto intelligente tatticamente, e che sicuramente può dare una grossa mano quest'anno per raggiungere i risultati. E poi Conte credo avrà gli strumenti giusti per stimolarlo anche nell'orgoglio, cioè un giocatore che deve assolutamente cancellare sul campo il Di Lorenzo della stagione che si è chiusa con l'eliminazione dall'Italia dagli europei, cioè deve essere il Di Lorenzo dello scudetto praticamente. Assolutamente sì, anche se non è facile, perché poi dopo quell'anno, cioè 2 anni fa, hanno giocato secondo me un po' tutti sopra gli standard che di solito hanno. Fatto sta che mi auguro che faccia sicuramente un campionato buono, perché sarà difficile ripetere secondo me l'annata dell'anno scorso, però mi auguro buono. Assolutamente. Dino, per chiudere, Dino, per in attacco, finiamo con l'attacco ovviamente, quanto può dare secondo te ancora Lukaku con Conte? Cioè, è chiaro che se torna il Lukaku scudettato con l'Inter, con Conte in panchina, insomma siamo a cavallo, però è chiaro che gli anni passano per tutti, e quindi è normale che c'è un Lukaku con 2 anni in più sul groppone. Abbiamo visto qualche difficoltà l'ha avuta con la Roma, ma anche con il Belgio. Però il fatto che il giocatore vuole solo ed esclusivamente il Napoli, quanto può contare? Ma sì, sicuramente sarà difficile, perché è una piccola scommessa, sinceramente. Ti ripeto, farei sicuramente di tutto per far rimanere Osimè. Certo. Me lo auguro. Con Lukaku bisogna vedere, perché ultimamente diciamo sta facendo un po' di fatica, quindi è un attaccante straordinario, per carità, adesso non voglio dire che non mi piace, però che è un attaccante che là davanti si lavora da solo, è proprio in palla, fa salire la squadra, ha delle caratteristiche straordinarie, diciamo che ha fatto un po' di fatica in fase conclusiva, fase realizzativa. Speriamo che possa far bene, ce lo auguriamo tutti, insomma. Assolutamente. Ci ha raggiunto intanto anche il collega Raffaele Mignano. Ciao Raffaele, buon pomeriggio. Ciao Michele, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio agli ospiti e a tutti coloro che ci ascoltano. Allora, ti ascolta Dino Fava, quindi salutiamolo con una tua domanda. Gli ho appena chiesto di Lukaku, lui ha detto: oddio, se rimanesse Osimhen sarebbe meglio, insomma. Però insomma, abbiamo anche sentito prima Emanuele Cammarato che ha detto: nel momento in cui va via Osimhen, il Napoli, oltre a piazzare il colpo Lukaku, sono sicuro piazzerà il colpo, il vero colpo, che sarà a centrocampo. Raffaele, a te la domanda per Dino Fava. No, ma più che una domanda, diciamo che più che altro, innanzitutto gli faccio sempre i complimenti per l'ottimo lavoro che svolge, ma al netto di questo devo dire che mi trova perfettamente d'accordo con questa mattana, come dire, no? Questa idea pazza, questa idea folle di trattenere magari Osimhen per la prossima stagione. Credo e sposo esattamente la tesi di Dino, che Osimhen potrebbe essere altro che il miglior acquisto del Napoli, sarebbe veramente il colpo del mercato autentico di questo nuovo Napoli che parte dall'anno zero. Dino, sei d'accordo? No, magari sarebbe così.
sono, che dirti, ci troviamo con le stesse parole, quindi vedremo, dai, ormai sarà difficile, perché penso che per fare determinate dichiarazioni sicuramente Osimhen andrà via. Però mai dire mai. Infatti, poi il mercato, esatto, il mercato ci ha insegnato questo ed altro. Dino, un abbraccio forte, forza Napoli, alla prossima. Grazie a voi sempre, arrivederci. Grazie mille a Dino Fava. Raffaele, allora, finalmente ci siamo. 6 giorni, insomma, le chiacchiere finiranno, come ha detto Conte, perché sa da faticà, e tra 6 giorni il lavoro comincia seriamente a Di Maro. Sì, tra 6 giorni praticamente riparte l'anno zero del nuovo Napoli. Riparte quello che è un nuovo capitolo di questa società targata De Laurentiis, che è arrivata adesso a un incrocio, e dove, per stessa ammissione del presidente, ma per ammissione anche di Conte, praticamente a questo punto il Napoli, che dovrà avere questa faccia incazzata dopo un'annata brutta, e soprattutto si riparte praticamente sotto il segno della mafatica, e soprattutto sotto il segno della ricostruzione totale, almeno sotto il livello tecnico-tattico, di una squadra che deve risorgere dalle ceneri praticamente. Raffaele, che sia un anno zero lo si sta vedendo proprio dal mercato, cioè è la considerazione che facevo con un esperto di mercato, con una E e una M maiuscole, come Emanuele Camaroto, cioè c'è il settore tecnico che sta viaggiando praticamente autonomamente, certo ci sarà uno scambio di vedute, casomai proprio a livello finanziario con i vertici societari, però c'è proprio questa impressione. Il fatto che il Napoli stia puntando, o meglio, abbia puntato su un parametro zero, che è Spinazzola, e stia puntando anche su qualche altro parametro zero, questo ci spiega che è un Napoli veramente cambiato, anche dal punto di vista delle strategie societarie. Sì, è un Napoli che cerca una nuova dimensione, e l'ingaggio di un tecnico di caratura superiore come Antonio Conte lo testimonia, che per il momento è l'autentico colpo di mercato del Napoli. Chiaramente, come ho avuto modo di ribadire anche in qualche precedente occasione, il Napoli in questo momento, al netto delle situazioni del guardarsi intorno per cercare gli uomini giusti per il rilancio in campionato e comunque nell'elite del calcio, chiaramente si ritrova a fare i conti con delle situazioni abbastanza spinose che voi e chi ci ascolta conosce perfettamente, e mi riferisco non solo ad Osimhen, ma evidentemente anche a Kvaratskhelia e a Di Lorenzo, tanto per fare dei nomi ormai sulla bocca di tutti. Sono situazioni che ancora sono in essere. Io non darei assolutamente nulla per scontato, né in caso di permanenza a Napoli né in caso di partenza, perché evidentemente il mercato, che come sempre ripeto vive di tante suggestioni, anche di tante parole, però poi nei fatti bisogna capire esattamente che tipo di situazione si vengono a trovare nelle dinamiche interne di un momento dirigenziale e tra calciatore e allenatore. È stato anche detto da Conte che chi non ha voglia di restare o può partire nel caso in cui trovasse degli acquiretti, oppure resta al suo fianco e si diverte lo stesso a guardare gli allenamenti. Non so a chi potrebbe far bene, ma ripeto, sono situazioni abbastanza in essere, quindi attenzione secondo me anche ai colpi di scena, ecco. Certo, no, ma mi credi, Raffaele, no, mi viene da sorridere se ricordo quelle parole, cioè quanto mi farebbe, mi fa gola vedere una scena del genere. Conte, casuai, non so, si chiama Kvaratskhelia, si fanno una chiacchiera, cioè, mentre gli altri si allenano, i suoi collaboratori dirigono l'allenamento, lui e Kvaratskhelia si fanno una chiacchieratina, casuai con una bella bibita ghiacciata, cioè, sarebbe una scena d'altri tempi pure sarebbe, ma comunque insomma. A proposito di altri tempi, mi ricordo che proprio 40 anni fa o qualcosa più o meno da quelle parti c'era anche
qualcuno che si allenava dietro la porta mentre il Napoli si allenava, tipo Carnevale che viene messo fuori rosa da Ottavio Bianchi, eccetera, eccetera. Insomma, non sarebbe comunque una grande novità. Poi alla fine lo recupererono, però ti dico che oggi come oggi, con le dinamiche di un mercato completamente diverso e con gli agenti e i procuratori che la fanno da padrone, certo, c'è tanto da parlare. La diplomazia andrà a farsi benedire, si andrà qualche volta secondo me anche allo scontro, e non soltanto per quanto riguarda il Napoli, ma anche per altre trattative di altri club e di altre società. Assolutamente. Raffaele, nel frattempo però sembra che la difesa sia quasi sistemata, il quasi è d'obbligo, perché mi insegni, il mercato è pieno di imprevisti, di sorprese brutte ma anche belle. Sembra che, allora, Rafa Marin settimana prossima dovrebbe fare le visite mediche. Per Buongiorno è questione veramente di ore. Con Hermoso c'è questo problema, ecco, gli agenti, no? Insomma, sembra che stiano tirando un po' la corda, e sappiamo che con De Laurentiis non bisogna mai tirare la corda. È vero che comanda Conte, però è chiaro che anche il presidente, se dovesse vedere una sorta di accanimento, è chiaro che interverrebbe, su questo non c'è alcun dubbio. Però Spinazzola, anche per Spinazzola è praticamente fatto. Probabilmente, anzi sicuramente, ci sarà l'annuncio della permanenza di Di Lorenzo, e questo ci dice che la difesa è praticamente messa a posto, praticamente nuova, ma era la prima cosa che Conte doveva e voleva fare, e sembra che l'ha portata a termine prima del ritiro. Sì, non è neanche tanto peregrina questa situazione, tant'è vero che proprio Conte, se ben ricordate, in sede di presentazione, quando ha parlato un po' di nuovo modulo tattico, ha rimarcato un po' il ruolo e anche lo schieramento della nuova difesa che andrà a presentare, e quindi testualmente aveva detto: poi a stagione in corso decideremo quando, certo, schierarci a 5, quando schierarci a 4. Insomma, sta scegliendo gli uomini giusti per metterli al posto giusto e per dare serenità ad un reparto che sicuramente non è stato tra i migliori, per usare un termine molto tenero, nella passata stagione. Ecco. Anzi, bisogna ripartire proprio da lì. Raffaele, per chiudere, non posso non chiederti insomma, le emozioni di 40 anni fa, perché 40 anni fa saliva quelle scalette il dio del calcio, e ripeto, per me quella resta una delle foto iconiche del calcio, non del calcio Napoli, no, del calcio, il calcio, la storia del calcio. Tra le prime tre foto c'è sicuramente quella di Diego Armando Maradona che sale le scalette dello stadio che poi sarà a lui dedicato. A parlarne ci sono ancora emozioni, si provano ancora emozioni a ricordare quel momento. Conservo gelosamente l'accredito di quel tempo. Esatto, come un cimelio. E devo dire che ho davanti agli occhi quella conferenza stampa talmente affollata nel ventre del San Paolo che all'epoca Carlo Iuliano e anche tutto l'entourage del Napoli dell'epoca decisero di far utilizzare una enorme palestra completamente vuota per ospitare le centinaia e centinaia di cronisti d'Italia e da ogni parte del mondo. Ricordo anche l'emozione di Ferlaino nel presentare Maradona. Ricordo che, non me ne vogliate, ma lo dico in molta umiltà, stringere la mano a Diego quel giorno per me è stata una delle cose più belle calcisticamente della mia carriera. E poi vedere un San Paolo pieno con quel biglietto da 1.000 lire per loro, e vedere questa Napoli che risorgeva, rinasceva. Ecco, avete spesso usato in questa trasmissione la parola rinascimento, e penso che ben si abbina con questo anno zero. Cioè, è tempo di rinascita anche per questo nuovo Napoli, così come 40 anni fa l'arrivo di Maradona ha rappresentato la rinascita non solo calcistica, ma di una città e di un popolo intero. Assolutamente, condividiamo in tutto e per tutto le tue parole e le tue emozioni. Raffaele, buon fine settimana, forza Napoli, alla prossima. Grazie per l'ospitalità, buon proseguimento a voi.
E grazie mille a Raffaele Mignano. E, insomma, ricordare quel giorno, ragazzi, è d'obbligo, anche se dobbiamo ovviamente proiettarci al futuro prossimo. Io ripeto, tra 6 giorni il Napoli comincia il primo ritiro a Di Mauro Folgarida. Ci fermiamo subito per l'ultimo break, dopodiché c'è un gran finale che ci aspetta e tra pochissimo ci raggiungerà anche il direttore di Napoli Magazine, Antonio Pietrazzuolo. Radio Punto Zero, puoi ascoltarla in tutto il mondo. Scarica dal tuo store la nostra app. RPZ, Radio Punto Zero, con te, ovunque. RPZ, Radio Punto Zero. Estate su RPZ Radio Punto Zero, Napoli Magazine Live. Eccoci pronti per il gran finale, 14:39. Buon pomeriggio al direttore di NapoliMagazine.com, Antonio Pietrazzuolo. Ciao direttore. Ciao Michele, buon pomeriggio a voi. Prima di tutto, come stai? Bene? Meglio? Benissimo. Perfetto. Questa è la prima buona notizia. È durato un paio d'ore, diciamo, lo stress post intervento, ma poi non mi faccio abbattere, certo, da un intervento dentistico. Assolutamente. Sicuramente hai sentito l'intervento in apertura di Emanuele Cammarotto, che, vi devo dire la verità, quando parla Emanuele mi tranquillizzo, mi dà una sensazione di tranquillità, di serenità. Allora, cioè, è finita che mi contorno di persone affidabili. No, l'ho ascoltato con molta attenzione. Possiamo aggiungere che, per quanto riguarda Buongiorno, sì, c'è stato un interessamento dell'Inter, ma niente di trascendentale, nel senso che loro hanno un problema in difesa con Buchanan, che si è infortunato, e tra l'altro stanno pensando di accontentare De Vrij, che ha mercato in Arabia, piace a Pioli, però ecco, per ipotizzare un'accelerata dell'Inter su Buongiorno improvvisa, avrebbero dovuto cedere prima De Vrij per poi dare spazio a Buongiorno. Buongiorno che si è informato tramite il suo agente Giuseppe Rizzo, e sappiamo pure che dal punto di vista delle certezze non ne ha avute, come gliele può dare Conte, perché chiaramente all'Inter c'è un certo Bastoni, che può sperare di trovare subito tantissimo spazio. Ricordiamo che Buongiorno è un mancino centrale di difesa, quindi già nella serata di ieri c'è stato un nuovo incontro proprio tra Rizzo e Manna, che ha portato all'accelerata finale. Dopo il terzo anno di contratto potrebbe subentrare una clausola, questa è la novità delle ultime ore, e tutto sommato c'è un'intesa di massima tra le parti: 35 milioni di euro il costo del cartellino più bonus, 5 milioni, quindi si arriva ai 40, e dal punto di vista del giocatore invece c'è la volontà di accontentarlo, quindi si va verso la schiarita finale. Io un'alternativa però come centrale ce l'ho, Antonio. No, ho capito? Io un'alternativa come centrale ce l'ho. Chi è? Guarda, è al telefono con noi. Però per me non era Mancino. Ma lui è, che significa? Io l'ho detto, maledetti infortuni, no? Prima abbiamo parlato di Spinazzola, di Gulam, e credo che quel brutto infortunio lo abbia frenato, altrimenti, insomma, No, sia al posto di Rachmani, ma anche terzino destro all'occorrenza, tutto, quando era più giovane. Tutto. Poi è chiaro che il passo era diverso, quindi molto bene al posto di Lorenzo. Buon pomeriggio a Fabiano Santa Croce. Ciao Fabiano. Buon pomeriggio a tutti. Ti piace questa scheda tecnica che ho fatto? Ho detto tutto bene, no? Sa, sui miei sarebbe da elencarne per non so quanto tempo. Allora, tornando al Napoli, attuale chiaramente, dicevo di Buongiorno, si va verso l'accelerata, accordo con Spinazzola, un biennale per lui, si è chiuso ormai il discorso Rafa Marin, resta all'orizzonte la possibilità di prendere anche Hermoso, insomma il reparto arretrato del Napoli sembra essere questo, a meno di grosse sorprese non immagino stravolgimenti.
Sì, sta prendendo forma, diciamo così. Di sicuro buongiorno, anche solo per il nome, è meglio accostarlo a Napoli che a Milano, perché la situazione è un po' più grigia, quindi almeno qua, sai, apre la finestra, c'è il mare, tutto perfetto per lui. È un giocatore fortissimo e spero che si riesca a chiudere presto, perché di difensori comunque mancano nel calcio, quindi è uno molto appetibile, perciò spero che si chiuda molto presto la trattativa. Bene, e invece per quanto riguarda il centrocampo, potrebbe arrivare clamorosamente nei prossimi giorni, che noi parliamo solo di difesa, di Osimhen e Kvara, chiaramente la possibilità di Napoli interessato a qualche centrocampista offensivo. L'altro giorno, ascoltando il caro amico Salvatore Esposito, mi ha detto in diretta: no, io prenderei, fare carte false in senso buono, per Cup Miners come tipologia di centrocampista. Serve più un Cup Miners o un centrocampista muscolare? Ricordiamo pure che rientra Folo Ruscio, accanto ad Aguissà c'è Lobotka, quindi un centrocampo assortito. Sì, un centrocampista come Cup Miners serve sempre in qualsiasi squadra, a prescindere dal numero. Poi ricordiamo che è anche un vecchio pallino un po' del presidente, quindi starebbe bellissimo, ma dubito che la sua squadra se ne privi in maniera semplice, quindi non lo so. Napoli sicuramente deve mettere un qualcosa a centrocampo e sicuramente si andrà a prendere gente fisica, gente che corra, e Cup Miners sembra un profilo perfetto per quello che vuole Conte. Fabiano, invece in apertura abbiamo sentito Emanuele Camaroto, espertissimo di mercato, ha detto: attenzione, perché è chiaro che la chiave di volta del mercato del Napoli si chiama Victor Osimhen, che potrebbe sistemare in un sol colpo l'attacco, perché il biglietto aereo per Capodichino di Lukaku aspetta soltanto la data di arrivo. E poi ha detto: attenzione, perché secondo me il vero colpo di mercato del Napoli sarà a centrocampo. Ha fatto due nomi che potrebbero uscire dall'Arabia, dagli Emirati, perché insomma tanti sono corsi lì, però poi forse si sono resi conto che non è vero calcio quello. E ha fatto due nomi, quello di Kessi e quello di Milinkovic-Savic. Uno dei due potrebbe fare al caso del Napoli, no? Non sarebbe male. Pure tutti e due. Oh, tutti e due, per carità. No, sarebbe bellissimo ritrovarli anche tutti e due, perché è gente che sa come vincere. Gente sicuramente importante, anche se diciamo che il progetto del presidente è sempre stato un pochino diverso per quanto riguarda le annate dei giocatori, quindi già sono giocatori esperti. Credo che al posto di Zielinski prendere un giocatore comunque che sappia fare molto bene la fase offensiva possa servire. Quindi mi concentrerei sicuramente sull'ex Lazio. Milinkovic Savic. Pure io. Sul capitano vedi una schiarita a sensazione. Io ho notato sui social, tu sei attento anche su Instagram, seguite Fabiano Santa Croce. Tra l'altro complimenti, te li ho fatti anche in privato per la bellissima scena privata che ha avuto. Sì. Con la principessa Junior Santa Croce, molto bella, anche vestita a cerimonia, è stata un'immagine spettacolare. Grazie. Quando vedo queste scene veramente resto con gli occhi a cuoricino. Però ecco, tornando a noi, ti volevo dire, ma ti aspetti qualcosa di diverso, cioè nel senso, in questo finale di calciomercato, anzi siamo nel pieno del calciomercato, credi che possa uscire a sorpresa un Mister X e un Di Lorenzo che ovviamente riabbraccia Napoli? Ma cioè, io non ho mai temuto, il problema è questo, che
chi sta nel calcio comunque sa che i contratti sono molto vincolanti, quindi io posso alzarmi domani mattina e non voler più stare a Napoli, ma se ho un contratto di 4 anni è giusto che ci rimango, che gioco, che mi impegno e do il massimo, a prescindere da allenatore, a prescindere da qualsiasi tipo di rapporto. Quindi diciamo che è stata una nuvola messa solo per il classico gioco delle parti tra procuratori, direttori e via dicendo, ma ha fatto bene il presidente a tenere una linea comunque netta e giusta. Non si può dare un giudizio chiaramente sul calendario perché tutte le squadre sono in fase di costruzione. Oggi per esempio ufficiale il ritorno di Zaniolo, che giocherà nell'Atalanta l'anno prossimo, però ecco, la sensazione, quella possiamo chiederla, secondo te è un calendario giusto, un calendario che può dare qualche chance importante al Napoli, è un calendario duro, è tutto sommato poi un calendario normale? Oh, beh, un calendario io lo valuto normale, tanto oramai tutte le partite sono dure, sicuramente avrei avuto più da lamentarmi se fossi stato un giocatore della Roma, perché hanno un finale di stagione che è veramente orrendo, poverini. Il Napoli in più, avendo una sola competizione, deve pensare, ha la possibilità di pensare partita per partita, quindi qualsiasi avversario ci sia è più facile rispetto sicuramente alle altre squadre. Speriamo bene. Sicuramente d'accordo con te. Sul fronte Porta invece si va verso la conferma, ha salutato Pierluigi Gollini attraverso i social, anche un bel video, ovviamente la conferma di Meret tramite le parole di Antonio Conte e di Caprile, va bene così? Sì, sicuramente penseranno anche ad aggiungere un giovane, però Meret ha dimostrato di poterci stare. A me personalmente mi è dispiaciuto molto che non si sia riconfermato Gollini, perché come portiere mi piace e mi è piaciuto quando è entrato in campo, ha dato tanta sicurezza nonostante il periodo pessimo della fase difensiva del Napoli dell'anno scorso, però è un portiere che ha dimostrato tanta personalità e faccio un grosso in bocca al lupo. Ebbene, nel frattempo io ti ringrazio per la tua solita disponibilità, ti mando un caro abbraccio, ovviamente ti disturberò ancora, lo sai, ti voglio bene, Fabiano. Santa Croce, ciao Fabi. Ciao Fabiano. Quando volete, lo sapete, ci sono. Un saluto a tutti. Grazie mille, un abbraccio a Fabiano Santa Croce. Direttore, prima di salutarti però... Io non me la son tenuta. Rapido perché il prossimo ospite poi ha un impegno tra 4 minuti. Lo so, ma io la domanda te la devo fare. Ti piace la nuova maglietta del Napoli? Bellissima. Azzurro Napoli, anche i loghini del nuovo brand. Ne stiamo proprio parlando anche adesso sui social di napolimagazine.com. Stiamo lanciando i video, le immagini della nuova maglia, che presenta poi ai lati anche un bordino bianco, il colletto non più stampato, quindi visibile come una polo normale, le N serigrafate all'interno della maglia, mi piace molto. Beh, diciamo che il Napoli campione d'Italia, abbiamo visto, poi ha giocato una stagione assurda, però come maglietta è rimasto campione d'Italia il Napoli. Napoli campione d'Italia, ti ho perso nel finale. No, dicevo, il Napoli campione d'Italia, poi abbiamo visto sul campo che stagione ha fatto, ma come magliette è rimasto, rimasto campione d'Italia. Tutto l'inizio delle maglie, non c'è nulla da dire. Proprio... Questa è molto semplice, mi piace, azzurra e bianca, quindi va benissimo così. Anche il nuovo logo molto, non deve trarre in... appunto, il nuovo logo non deve trarre in errore, insomma, perché è un logo, è una base che poi si adatta alle varie magliette. Si adatta con i colori, quindi cambia il colore della maglia, cambia il colore del logo. Certo, quindi, tutto quindi è tutto qui. Antonio, noi ci sentiamo allora.
Va benissimo, un abbraccio a voi, buona continuazione. E grazie mille ad Antonio Petrazzolo, direttore di napolimagazine.com, ma salutiamo subito immediatamente il responsabile dei servizi sportivi del Mattino, Francesco De Luca. Ciao Francesco, buon pomeriggio. Ciao Michele, buongiorno. Parlavamo della maglietta che è stata presentata 40 anni dopo la presentazione del Dio del Calcio. Sì. Speriamo sia fortunata come coincidenza. Casuale, forse sì, forse no. Io mi auguro che sia stato anche questo un omaggio fatto dal Napoli a Maradona. E poi insomma, poi si entrerà proprio nel vivo con la presentazione della campagna abbonamenti, con l'inizio della preparazione a Di Maro. Insomma, finalmente riparte la squadra dopo un periodo che non è stato brillantissimo per chi segue le cose del Napoli e anche della nazionale, perché dopo delle delusioni del Napoli ci sono state quelle della nazionale. Auguriamoci che Conte possa essere l'inizio di una fase nuova, una new era, come l'aveva chiamato lo scorso anno De Laurentiis, e magari comincerà la nuova era con un anno di ritardo, però auguriamoci che questo accada, perché c'è questa necessità di riportare il Napoli in alto. Francesco, nel frattempo una svolta già c'è stata, perché c'è un settore tecnico che sta viaggiando autonomamente, come aveva detto Conte al teatro di corte: comando io, decido io, mi prendo tutte le responsabilità. E così pian pianino si sta ricostruendo la difesa. È chiaro che non c'è ancora nulla d'ufficiale, ma sembra veramente a un passo la nuova difesa del Napoli, che probabilmente potrebbe essere già pronta anche per il ritiro di Di Maro, anche se per esempio Buongiorno è in vacanza dopo l'Europeo. Diciamo, credo che ci sia la necessità comunque di rispettare dei tempi. Il mercato del Napoli è un mercato che mette il Napoli nella, cioè Napoli è nella condizione di poter fare un buon mercato, certo, perché ha una buona base economica, lo sappiamo, è una società solida, e bisognerà cercare però di fare meno errori possibile, cioè di fare degli investimenti oculati, non fare un mercato come è stato fatto, completamente sbagliato, nelle due sessioni della scorsa stagione. Una caduta, una stagione che va male ci può stare, la seconda no, ed è chiaro che tutti i passaggi, a differenza dello scorso anno, sono passaggi decisi da Antonio Conte, perché è chiaro che sulla scelta di Buongiorno, sulla scelta di Marin, su un attaccante come Lukaku c'è il marchio di Conte, e questo è importante perché, come ha detto Conte, si assume le responsabilità di queste scelte. Di centrocampo si parla poco, Francesco. Credi che si sta aspettando, ecco, la cessione di Osimhen per avere un quadro più preciso delle risorse? Sì, dalla cessione di Osimhen dipendono molte cose. Dalla cessione di Osimhen dipendono molte cose, dipende il gruzzoletto che avrà a disposizione il Napoli, perché oltre a una riserva di 160-170 milioni che la società ha a disposizione, perché è riuscita a creare questa riserva molto importante. Però c'è un altro discorso da fare, che è il discorso più delicato e complesso del futuro di Osimhen. Io credo che Osimhen a dicembre, quando ha firmato quel contratto con grande soddisfazione prima di volare in Coppa d'Africa, lo ha firmato consapevole del fatto che quest'estate lui sarebbe andato in un'altra squadra. C'è il rischio, tra virgolette, che il 10 si debba presentare al ritiro del Napoli, perché questa nuova squadra ancora non c'è. Assolutamente. L'ultima al volo, un giudizio sul calendario, che è chiaro non può essere un giudizio compiuto, perché il mercato non è un giudizio compiuto. Diciamo che è di buon auspicio la prima partita a Verona. È vero che poi bisogna incontrarle tutte. Io ho grande fiducia nel lavoro di Conte, certo. Poi è chiaro, come ha detto Conte, le chiacchiere stanno a zero, ci vogliono i fatti. Ha parlato per un'ora al teatro di corte, riparlerà nei primi giorni del ritiro, poi si metterà lui per primo con la testa bassa a lavorare, e vediamo un po' di cosa sarà capace il suo Napoli, perché c'è tutta una stagione da cancellare, e non è facile. Come ha detto Conte, quella non deve essere dimenticata, ma deve essere un punto di riferimento, deve essere presente nella testa dei giocatori la scorsa stagione, perché non si può più sbagliare. Assolutamente. Francesco, grazie mille, buon lavoro, alla prossima. Grazie a te.
grazie mille a Francesco De Luca, responsabile dei servizi sportivi del Mattino, e noi siamo pronti a chiudere questa settimana di Napoli Magazine Live. Le ultimissime di Napoli Magazine, sponsored by Studio Tecnico, progettazione, servizi, lavori edili, MDM, il tuo tecnico di fiducia, portata di click, studiotecnicomdm.it. Buon pomeriggio dalla redazione di napolimagazine.com a Preziosa Lombardi. Ciao Preziosa. Buon pomeriggio. Solo la maglietta oggi nell'ultimissime o c'è ben altro? Beh, ovviamente c'è anche ben altro, perché parliamo comunque di tanto mercato, anche rispetto a quello che è successo nella serata di ieri con Buongiorno e con la chiusura per Leonardo Spinazzola. Ovviamente, ecco, adesso c'è l'ultima proprio di pochi minuti fa, che è proprio di Sky, che parla di Buongiorno in chiusura, che è appunto è fatta anche per Spinazzola, e firmerà un biennale, come abbiamo più volte ripetuto in questi giorni. Rafa Marin è in arrivo a Napoli per sostenere le visite mediche. E poi dalla Spagna arriva anche una notizia che riguarda Dovbyk, che in passato è stato acquistato a Napoli, che avrebbe comunicato al Girona di voler restare un altro anno. Insomma, poi ovviamente le grandi celebrazioni per i 40 anni dall'arrivo di Maradona a Napoli. Un'altra notizia che riguarda comunque Di Lorenzo, come abbiamo anche detto prima, come avete detto voi in radio, che va verso la permanenza, e dovrebbe essere confermata anche la fascia di capitano. E poi ovviamente c'è anche lo spazio dedicato a Osimhen, che diciamo è concentrato molto il mercato del Napoli, con l'Al Hilal che sarebbe pronta a pagare la clausola rescissoria, e una volta ceduto Osimhen il Napoli punterà tutto su Lukaku. Assolutamente, probabilmente anche darà uno sguardo al centrocampo. Assolutamente, allora possiamo fare un bel titolo: Buongiorno Napoli, buonanotte Inter, visto insomma che nel giro di 24 ore in pratica si sono svaniti tutti i dubbi. Preziosa, buon fine settimana, buon lavoro, e ci risentiamo la settimana prossima con le ultimissime. Buon pomeriggio anche a voi. Grazie mille a Preziosa Lombardi, che con le ultimissime di napolimagazine.com ha chiuso l'appuntamento di oggi con Napoli Magazine Live. Si chiude anche una nuova settimana di Napoli Magazine Live. Dicevo, la settimana prossima, per i primi tre giorni della settimana, non ci sarò, c'è un lietissimo evento da portare a termine. Scusate per la mia assenza, so che alcuni di voi diranno: ah, finalmente tre giorni senza Sibilla, che bello! Però insomma ritorneremo sicuramente ancora più carichi, e probabilmente, chissà, vi racconteremo anche nuove belle cose, nuove belle sorprese in casa Napoli. C'è Brian pronto a prendere il mio posto. Da Michele Sibilla è tutto. Forza Napoli, viva Diego 40 anni dopo, e naturalmente forza Azzurri. Su RPZ Radio.0 Napoli Magazine Live, sponsored by Euronics Gruppo Tufano, studio tecnico, progettazione, servizi, lavori edili, MDM, Sefital Finanziamenti, Momap. We'll be right back.